Pensate per caso di essere degli assi in qualcosa? Di poter spaccare il mondo e diventare migliori in uno sport? Beh, vi sbagliate. Ricordatevi sempre che qualunque cosa voi sappiate fare, ci sarà sempre un asiatico che saprà farlo meglio. Oppure un bambino prodigio. Oggi andremo a vedere alcuni bambini che sono già dei maestri negli sport da loro praticati. Numero 1. Rudolf Ingram. Se siete aspiranti corridori e volete partecipare a delle maratone sempre più difficili, ricordatevi che, oltre a Bolt, dovrete affrontare anche questo ragazzo, Rudolf Ingram. Non è un uomo possente e alto, ma solo un bambino di 7 anni, diventato famoso grazie a una clip di LeBron James che lo immortalava mentre in soli 13 secondi riusciva a finire i 100 metri. Cioè, capite, io impiego 13 secondi solo per darmi la spinta alla partenza. Comunque il suo account Instagram, Blades813, ha già più di 300.000 follower e soltanto a 5 anni aveva già un six pack che noi comuni mortali sogniamo. Sembra un fattore genetico oltre che alla sua grande voglia di vincere, ed è così. È nato con un metabolismo e degli ormoni diversi da quello degli altri bambini, e ciò accade solo per poche persone al mondo. Numero 2. Kate O'Deal. Un bambino di soli 11 anni potrebbe farvi perdere qualunque scommessa a biliardo. È un prodigio in questo sport e finora nessun altro bambino della sua età è riuscito mai a batterlo, anche perché nessun piccoletto di 12 anni trova divertente il biliardo, ma non Kate O'Deal. Tutta la sua famiglia da generazioni compete in gare ufficiali, sua mamma, suo padre, i suoi cugini, insomma sin da piccolo ha imparato a colpire palle, nel senso buono se c'è un senso buono. Pensate che ha imparato di più sui numeri e sui colori grazie al biliardo che alla scuola. Numero 3. Liam Hoekstra. È il bambino più muscoloso e forse anche il più forte del mondo, in molti lo conosceranno di sicuro, e quindi se un bambino può diventare così grazie alla palestra, perché non dovreste riuscirci voi? Starete pensando, vero? Ma fermi tutti, non è tutto oro ciò che luccica e vi spiego il perché. Liam è stato dato in adozione dalla madre biologica a causa di alcuni problemi che non riusciva a capire. Così alcuni benefattori di nome Dana e Neil Hoekstra decisero di prenderlo con loro. Dopo i primi 3 anni di vita, Liam cominciò a mostrare la sua forza e la sua muscolatura innata, finché ad un corso di ginnastica dimostrò di essere superiore a qualunque altro bambino, superando ogni genere di esercizio senza fatica, come piccole flessioni e sollevamenti del corpo con la sbarra come se fossero niente. Dopo un po' di analisi, i dottori videro che aveva un raro caso di ipertrofia muscolare, cioè le cellule del suo tessuto muscolare erano più grandi di quelle di una persona normale. Insomma, io ve l'ho spiegata in poche parole, ma provate a fare una ricerca e capirete che, anche se vi sforzate al massimo, non riuscirete mai a raggiungere il livello di questo piccolo Superman. Numero 4. Kira Makogonenko. Se Ronda Rousey e Conor McGregor avessero una figlia, sicuramente sarebbe lei, Kira Makogonenko. Vi consiglio di non provare a rubare le caramelle a questa bambina perché non sarebbe un gioco da ragazzi come potreste pensare. Anzi, la prima cosa che vi direi è di correre perché potreste prenderne talmente tante da non ricordare nemmeno il vostro nome. È il prodigio della kickbox che da anni il mondo aspettava, è diventata famosa per aver preso a pugni degli alberi come niente ed è solo una bambina ucraina di 9 anni. La sua abilità non è dovuta a nessuna modifica genetica, ma solo duro allenamento e voglia. Quasi ogni giorno dopo scuola si cimenta in allenamenti più strani ogni volta con il suo istruttore, e ogni giorno diventa più forte. Per ora non è permesso ai bambini partecipare a concorsi di alto livello per non rovinare i loro neuroni con troppe botte alla testa, ma appena avrà raggiunto l'età legale sono sicuro che comincerà a fare carriera, voi che dite. Numero 5. Samaya Clark Gabriel. Una bambina così ossessionata dal basket da diventare un vero prodigio a 8 anni. Eccovi Samaya Clark Gabriel, da New York. È così brava che i bambini più piccoli non vogliono più giocare con lei, quindi per rimediare i suoi genitori hanno deciso di farla allenare con i ragazzi delle superiori, 2 volte la sua altezza e ovviamente molto più pesanti. Ma questo non ha scoraggiato la bambina, che ha imparato ancora più trick e mosse per dribblare chiunque con la palla da basket. È diventata famosa durante la pausa di metà tempo di una partita degli Harlem Globetrotters, famosa squadra di basket. Ha fatto girare 2 palle da basket sotto le sue gambe come niente, bendata. Io nemmeno ad occhi aperti riesco a tenerle in mano e lei bendata ci fa pure i giochetti alla LeBron James. Comunque sia, da allora molti allenatori la tengono d'occhio nel caso da grande voglia cominciare una carriera tutta sua. Isaiah Izaguirre.
Eccovi il nuovo Messi, che nel 2015 è diventato virale su internet facendo 49 milioni di views in poco tempo su YouTube, mostrando al mondo le sue abilità da calciatore, e aveva solo 6 anni. Ora ne ha 9 ed è pure più abile di prima, scarta gli altri bambini come fossero niente e fa sembrare il calcio più facile del previsto, ma ovviamente non lo è. È uno sport che richiede abilità con gambe e pallone e Isaiah ha tutto ciò che gli serve per diventare un vero campione. E con questo concludiamo, vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere mi piace al video se vi è piaciuto e alla prossima gente!